Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video. Oggi vi porto Chris Tales. Ce l'avevo lì da un bel po', l'avevo scaricato qualche mesetto fa, che era in sconto, e oggi lo proveremo insieme. È un JRPG a turni e per chi non lo sapesse, per chi dovesse vedere il mio canale per la prima volta, io sono un grande amante di questo genere di giochi. Prima di cominciare, mi raccomando, lasciate un like ed eventualmente iscrivetevi al canale se siete interessati a seguire tutti i miei contenuti. Porto tantissimi generi: Metroidvania, ho portato un po' di picchiaduro, survival horror, action hack and slash e tante altre cose. Cerco di diversificare molto il mio canale. Detto questo, allora, ho avuto modo di provarlo alla veloce. Proprio poco, tipo 20 minuti, non mi ha fatto delle brutte impressioni. Oggi lo proveremo un po' meglio. Ovviamente in un'oretta si vedrà poco, ecco. Io sono un pro queste produzioni, mi spiego meglio. I JRPG per me devono essere a turni, tassativo. O comunque con quelle meccaniche. Poi attenzione, ci sono dei validissimi anche JRPG action. Ad esempio la saga di Tales of è molto bella, davvero molto bella. Quella però è nata così, non mi ricordo sinceramente dei Tales of a turni. Cito sempre l'esempio del bellissimo Final Fantasy, stupenda saga, e quello nacque a turni, appunto. I primi tre Final Fantasy furono a turni, dopodiché fu introdotta l'ATB, Active Time Battle. Ma comunque la struttura era sempre quella, non è che era un action game come lo è Fatto e Finito, ad esempio. Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI è Devil May Fantasy, ha il gameplay fatto e finito di Devil May Cry, e per me è un difetto, non è un pregio. Poi ovvio, uno può dirmi che è una figata se ha 17-18 anni, è un ragazzino. Anch'io amo gli action, ragazzi, li adoro alla follia. Però se un gioco nasce, funziona e viene sviluppato in una maniera, ci saranno dei motivi. Tanti dicono: e vabbè, ma i Final Fantasy sono tutti diversi. No, cagata atomica. Perché, ok, nei primi tre ci sono i turni, poi cambia il sistema di apprendimento, tipo che ne so, esempio stupido. Ovviamente questo discorso lo può capire chi ha giocato i vari Final Fantasy. Nell'8 abbiamo le junction, nel 10 abbiamo la sferografia per sviluppare i personaggi, nel 7 c'era il sistema di materie, ma dal 4 in poi, appunto, c'è sempre stata l'ATB. Ed era una figata come combat system, cioè a me piacevano così Final Fantasy, ma il gameplay quello era. Addirittura anche nel 13 abbiamo la TB, anche nel 13-2 ed anche in Lightning Returns Final Fantasy 13. Poi sì, cambiano delle robe, cambiano alcune meccaniche, ma il gameplay è quello. Il 16 col 15 e il 16 per me hanno letteralmente stravolto la saga. E non ho apprezzato per niente questo cambio di rotta. Cambio che che non capisco, perché lo dirò sempre: non vi piacciono i giochi a turni? Giocate ad altro. È egoistica come cosa, è vero, però è egoista anche chi dice: vabbè, vi dovete adeguare ai giorni d'oggi. No, io non mi adeguo a niente. Io comunque l'ho giocato Final Fantasy XVI, mi sono fatto la mia idea, mi è piaciuto per certi aspetti, per altri no, ma se devo scegliere di sicuro non entra nella mia top. Assolutamente. Il 13 è 100 volte meglio del 16, a mio parere. Anche lì sul 13 ha buttato un botto di merda addosso, ma secondo me chi l'ha così criticato non l'ha finito. Si è basato solo sull'inizio, non l'ha giocato dall'inizio alla fine. Certo, è un gioco che ha dei difetti, come tutti i giochi, non esiste la perfezione. La perfezione sta negli occhi di chi guarda. Un gioco che per noi può essere perfetto, può essere un brutto gioco per un'altra persona. Dopo questa breve intro, iniziamo, non voglio dilungarmi troppo, altrimenti perdo troppo tempo. E dicevo, i giochi a turni non è vero che non funzionano, dipende da cosa vi piace e dipende come vengono strutturati. Partiamo così proprio, subito al combattimento. Non vi traduco perché tanto è sottotitolato, cioè non leggo.
Be swift, be precise. First select attack and then choose your target. Grafica molto bella, la direzione artistica devo dire mi piace molto. Finally, just as the attack connects, press the button one more time to do a double slash. Devo dirlo ragazzi, doppio colpo alla The Legend of Dragoon. Chi segue il mio canale sa benissimo che The Legend of Dragoon è il mio JRPG preferito e anche il mio gioco preferito in assoluto. Allora, e questo un po' me lo ricorda, vedete? Il fatto che noi dobbiamo premere la X per fare un altro colpo, quando appunto l'attacco impatta col nemico. Allora, qua potete scegliere attacco o abilità. Ma le abilità presumo consumino gli MP, il CP, quella barra di viola in basso a sinistra, non so che cosa sia, anche perché questo è il tutorial. Là in alto sono i turni, appunto, vedete, c'è il mio turno, poi il turno del nemico, il mio, e ancora quello del nemico, e così via. Very good, Crispell. Be cautious. Watch for your opponent's attack and press the button right when they hit you to block most of the damage. Non deve essere facilissimo poi questa cosa, presumo, andando avanti. Premendo la X posso parare parte del danno. Al momento giusto, però. Nicely done. Now give it your all. E adesso vi faccio vedere, se non faccio, se non premo la X, farà solo un colpo, guardate. Vedete che ne ha fatto uno? Invece se la premo al momento giusto, well done, Chris Bell. Ne fa due. I'm afraid our work is not done here. Sono curioso di sapere se poi andando avanti questa roba si evolverà. Nel senso che se potrò fare 3, 4 o anche più colpi continuando a premere Alex nel momento giusto. Potrebbe anche essere difficile se così fosse, ragazzi, perché non è come in The Legend of Dragoon che vediamo il quadratino che si sovrappone per poter fare la rotazione. Chi l'ha giocato ha capito cosa voglio dire. Qui bisogna proprio osservare bene. Who are you supposed to be? Hello, my name is... Tell me if we survive. You know how to fight? Let us show him. Allora, qua tra l'altro posso, premendo su, posso scegliere ovviamente che attaccare, se il nemico a destra o il nemico a sinistra, e premendo il direzionale su posso usare un oggetto, difendermi, sta in guardia fino al prossimo turno e posso eventualmente passare il turno. Vabbè, in questo caso però attacchiamo. A me sembra molto carino, ragazzi, eh? Poi ovviamente il suo turno. Anche lui ha la stessa meccanica, nel senso che posso attaccare e fare due colpi se premo nel momento giusto. E posso usare anche una magia con lui, ragazzi, eh? Infatti adesso lei la metto in difesa. Ok, rimane in difesa là, quindi qualora il nemico attaccasse... di mezza presumo il danno. Allora, no, ho sbagliato, volevo fare la magia. Vabbè, fa niente, vediamo che attacca. Ah, si è potenziato l'attacco. Io rifaccio difesa, così ci facciamo la magia. No, ho sbagliato abilità. Vedete, bolla d'acqua, 4 MP, gli incantesimi appunto consumano quella barra lì in basso a sinistra, quella azzurra. Tra l'altro sto notando che CP ce l'ha solo lei, non so che cosa sia, me lo farà vedere avanti probabilmente, sicuramente, nel tutorial. Perché non me lo fa? Ah, che pirla. Non so se per la magia funziona allo stesso modo, che magari premendo nel momento giusto si può lanciare un altro incantesimo. There, it's two less of them. Been chasing those things since I left St. Clarity. Cioè, guardate che bello questo boss, ragazzi. Questo, il design di questo boss lo trovo veramente figo. We've got to stop them before they reach town. And exactly how do you plan to do that? Volcano. Hold your ground. You won't get past us. Look, Volcano. They broke our poor goblins. How adorable. Can we keep them? Gally, we've talked about this. No more pets until... Until I stop murdering them. I know, I know. I just want to play.
Not my fault they're all so squishy. Mollicci. And that's why we can't have nice things. Allora, tra l'altro qua si perde per forza, ragazzi. Perché è immune a qualsiasi mio colpo, eh. Vedete? Si difende, ma è di trama sta roba, penso. Tra l'altro anche la magia non serve a nulla. Provo a difendermi, voglio vedere cosa succede. Crispell, it is time. Use the crystals. The crystals. E qua finisce così. E da come ho capito io, questa era una fase, penso, più avanti rispetto a dove saremo ora. Cioè, questo penso che era il presente, almeno lo speculo io. Benvenuti a Città di Narim. E questo è il passato. Molto carina anche come hanno gestito, secondo me, l'andare in giro. Non mi dispiace per niente. Cioè, guardate che carino. Usare per muoverti nella direzione desiderata e premi X per interagire con persone e oggetti. Allora, vedete com'è? A me piace molto, eh? Come l'hanno fatto, eh? Sì, non sto lì a parlare con tutti, adesso andiamo abbastanza spediti. Tra l'altro qua abbiamo l'inventario, ora non ho nessun oggetto. Poi ovviamente avremo l'equipaggiamento, il nostro gruppo, lo stato, le abilità, registro missioni, penso saranno segnate le missioni secondarie attive, quelle da prendere e così via. Biglie, non so che cosa sia. Però guardate che bello, la direzione artistica mi piace veramente tanto. Comunque andiamo avanti, dai. Crispell, finally. Finally. Did you prune the roses yet? I'm sorry, Mother Superior. It's just my rose. The frog. It. Enough, enough. I've seen that look before. Find that rose, then hurry back. There's work to do and no time to waste. Go on. Yes, Mother Superior. Thank you, Mother Superior. Che poi, scusate, come dicevo prima, non è vero che i giochi a turni sono passati. Guardate Persona, per dire, Persona a me non è piaciuto. Ammetto di averlo giocato in contemporanea con altri giochi ed ho sbagliato, perché Persona è una tipologia di gioco, anche quello un JRPG a turni, che bisogna giocare solo quello, essendo lunghissimo, ma veramente veramente lungo, sono più di un centinaio di ore, 120, 150 o anche di più in base a come giocate. Io ad esempio sono uno molto lento a giocare, mi soffermo molto sulle cose, sui dialoghi, vado in giro per lustro, faccio le robe secondarie, però meno di 100 ore è difficile che vi duri, ad esempio un Persona 5, che è uno di quelli preferiti dai fan e dagli appassionati. Io, ripeto, l'ho giocato, poi purtroppo l'ho mollato, perché a me piacciono i filmati, li adoro, però in Persona ce n'erano veramente troppi, secondo me. E non tutti interessanti, a mio parere. Lo dovrò recuperare sicuramente più avanti, quando ho tempo. Cioè, provare a rigiocarlo, ecco. Triangolo ci fa vedere il nostro obiettivo attuale. Di qua. Devo seguire i petali di rosa. Tra l'altro, già che ci sono, qua mi ricordo, qua c'era la cassa.
Oggetto aggiunto alla tua borsa, succo curativo per vedere cosa fa. Non dovete fare altro che andare nel menu inventario. Questo qua ripristina 120 punti ferita di un singolo bersaglio. Contiene un miscuglio di frutta che rinfresca il corpo e la mente di chi lo beve. Sa leggermente di limone. Think about the future. It's not just the farms that'll be renovated. It's the orphanage, the shops, the whole town. Your future fouls the land, poisons the water. Goblin raiding parties are burning our fields. Money, power, your precious industry. That's all you care about now. How dare you? Where's your proof? Proof? Look around you. Look at our crops. Then sell your lands, Robert. Don't let it trouble you any longer. It's what's best for the town. It's best for someone, but not the town. You seem to be doing just fine. Come sono contento, ragazzi, che non devo parlare, ad esempio, di Ni No Kuni, cioè devo doppiare tutto io, no, i personaggi, perché non parlano quando si va in giro così, infatti è un casino. Ecco, se siete interessati, sto facendo anche la serie su Ni No Kuni, per ora ho registrato, mi sembra, 25 video, ma quella è una serie impegnativa, una serie lunga, che, come già ho detto, porterò avanti per tanto tempo sul canale. Now, see here, I never... Mr. Mayor, we have a visitor. Hello, Crispell. What do you want? Hello, Miss Lana. I was looking for a yellow frog with a top hat. Of course you were. Try the northern fields. That's where all the little pests go, hmm? May the lady light your way, Crispell. Too many in town have strayed from her grace. Oh, thank you. Vediamo se... Io qua mi sono fermato, ragazzi, esattamente qua. This will be the new face of the town. Non mi pesa il fatto che, vabbè, per molti sicuramente sarà lento il gioco. Vedete come va in giro lei, non è velocissima, però, cioè, ci sta alla fine. Poi non so se avanti sbloccheremo qualcosa per correre più velocemente. Anche perché di base solitamente i GDR non è che sono giochi veloci, eh. Qua devo andare? No, di qua devo seguire i petali. Again, I keep telling him to trust the mayor. We need his soldiers to protect us. But it's always, we give the lady our trust. Everyone else has to earn it. Sorry, Chris. What's up? I'm looking for a little yellow frog. He was wearing a hat. A top hat. He took my rose. A frog in a top hat? Only you, Chris Bell. I haven't seen it, but I'll keep my eyes open. Thanks, Polly. Maybe I should pray to the lady about it. You have been talking to my father. Well, if you're looking for a miracle, I suppose the cathedral is as good a place as any to try. Quindi dobbiamo andare alla cattedrale. È risaputo che nei JRPG ci sono tanti dialoghi, tanti filmati, però è anche quello loro bello. Comunque il loro punto di forza solitamente sono la narrativa profonda, i personaggi ben caratterizzati e che ci si affeziona loro e così via. Però in Persona 5, ragazzi, vi dirò, l'ho trovato stucchevole. Cioè, il troppo stroppia, lì veramente troppi filmati. E ai personaggi sinceramente non mi ero così affezionato. Però ripeto, dovrò dargli
un'altra chance magari più avanti. Cos'è sta roba? Rianimano le auto con il 20% di PF. Fatta con piume magiche raccolte in tutto il regno. Vabbè, l'equivalente della piuma di Fenice o della coda di Fenice di Final Fantasy. Vorrei combattere, però. Spero ci faccia combattere un'altra volta prima della fine del video. La direzione artistica mi piace tantissimo. Questa è lei? Aspettate, ma può essere passato, presente e futuro? Le immagini, le icone che ho visto lì nell'immagine a destra sembrava lei da vecchia. Magari ho letto una stronzata, può anche essere. Actually, you are. You have opened the crystals of time, Crispell. Matthias. What are... I mean, who... How do you know my name? So many questions. Matthias the Frog at your service. I have been keeping an eye on you for some time now. On me? Why? I suspected you had been chosen, my dear. It appears I was correct. Chosen? By whom? What are these crystals? Why me? More questions. The past and the future have revealed themselves to you. Come, see for yourself. I can't. I don't want this. Nothing to fear, child. You have much to learn about your powers. Powers? This is a curse. Why is this even happening? You are upset. Perfectly understandable. But I know someone who can help. He lives in a little hut down by the lake. Leave town? Mother Superior will worry. She would be very worried if she saw you like this. Is it another talking frog? If only. But sadly, no. Trust me, little one. Let us go immediately. Ok. Perché è uscito quel... c'ho quel triangolo in mezzo allo schermo? What am I supposed to tell them? They won't... That will not help, Crispell. Please, let us go to my friend. Ah, non posso fare deviazioni al momento, ok. Dove devo andare? Just a little further. Strada per i campi est. Presumo che debba uscire. Puoi salvare la partita quando sei nel mondo aperto. Accedi al menu principale e seleziona l'opzione di salvataggio. Ricorda di salvare spesso. Infatti lo faccio. Una volta, ragazzi, in Final Fantasy X, è capitato a tutti o comunque a tanti. Piana della Bonaccia, non ho salvato per 3 ore. Molboro, alito fetido, perse 3 ore di gioco. Lì ho imparato a salvare più spesso la partita. Allora, quindi salviamo. Carina la mappa qua, anche del mondo di gioco. Avanti. È libera qua però l'esplorazione. Allora, io
Dove devo andare? Sarà lì? O di qua, dite? Mi fa andare anche lì. Io vado prima di lì. Vediamo. These strange ruins have been here ever since I can remember. Ah, sono rovine. No, ok, non ci posso ancora accedere, quindi è di là che devo andare. Ok. Here we are. He lives just over there in that hut. Perhaps you should let me do the talking. Sì. Non capisco perché non... Cioè, la rana scompare quando esce dal triangolo, guardate. Ti hai visto? Scompare. Ah, posso anche ovviamente andare in quattro direzioni, sinistra, destra, su e giù possiamo andare nelle varie aree. Magari c'è anche qualcosa di nascosto. Spero che non abbiano messo, questa è una cosa che potrebbe non piacermi. Tipo esempio stupido, vedete come sono dietro l'albero? Ci scommetto al 90% che ci sarà qualche cassa nascosta e imboscata così. Quantomeno spero che si veda un po', no? Che ci sia un indizio per far capire che magari qualora ci fosse una cassa dietro lì, no? Già mezz'ora di video. Matthias? Idiot frog. You're a child. Manners. You're speaking to a revered time mage. Sembra mago del tempo, sembra più una donna, a dire il vero, più che un uomo. Now. Okay. Who might you be? Crispell. Sir? Crispell has opened both crystals of time. Ridiculous. Impossible. Why not even I have been able to? Yet it has happened. No. No, no, no. There's something else at work here. Can someone please tell me what's going on? Patience. I am Wilhelm the Wise. You, it seems, are a time mage. As am I. Anche lui è un mago del tempo, quindi. Ah, ragazzi, breve parentesi. Siete appassionati di JRPG come me, giocatevi Child of Light. È un piccolo capolavoro, veramente. Bellissimo a livello di gameplay, bellissimo a livello di location e ha una colonna sonora, a mio avviso, stupefacente. Chiusa parentesi. And while my powers have led to my youthful appearance, yours are the gift to see possibility. E mentre i miei poteri hanno causato il mio aspetto giovanile, i tuoi ti conferiscono il dono di vedere la possibilità. Cioè, quindi lui non è giovane in realtà, mi sta dicendo questo. E mentre i miei poteri hanno causato il mio aspetto giovanile. Possibility? I thought it was the future. Incorrect. It is a possible future. Perhaps a practical demonstration will help. Take this seed and plant it over there. No, basta semi, che già mi ha sfracellato le palle Ultros con ste cazzo di semi piantare le robe. Fatemi leggere la descrizione. Non posso vedere la descrizione? No. Ah no, sì. Qua. Un seme singolo pronto per essere piantato sembra emanare una strana energia. Sputato un frutto. Tell me, what do you see in the future? A tree. It's growing from the seed I planted. Exactly. A glow fruit tree to be specific. But take care. It will only grow if you care for it. Otherwise it will wither and die. So if I do something in the present, I can affect the future. Obviously. Has that not always been the case?
Now, however, you have the ability to see future possibilities, so choose your actions accordingly. Ora però hai la capacità di vedere le possibilità future, quindi scegli le tue azioni di conseguenza. I should use this to check up on Mother Superior and my sisters. They'll be wondering where I've gone. Thank you, Wilhelm. Yes, yes, go to your sisters. You've given me much to ponder, young mage. Vedete? Ah, ho capito. Presente all'interno del triangolo. Al di fuori si vede il futuro. Ah, guardate le... Guardate le piante lì. Cioè, piante, vabbè. Vedete che appassiscono? Che figa sta cosa, ci ho fatto cosa adesso? Tipo, vedete il ramoscellino qui anche? Guardate dopo quando passa. Carina come cosa, eh? This is where I planted the seed, Will. Però non ho ben capito poi come si farà a far crescere sta roba. This is where I planted. Posso uscire da qua o devo per forza tornare indietro? Oh, cassa. Tra l'altro non si vedeva. Oggetto aggiunto alla tua borsa. Pozione di mana, questo sicuramente la recupererai PM. Infatti. Un succo concentrato che fa recuperare 50 di mana a chi lo beve. Presumo siano gli MP, intendo gli MP. Posso uscire da qua, sì? No, no, lì mi fa andare in un'altra location perché non mi fa uscire. Non me lo sembrerebbe. La musica è bellissima, ragazzi. Allora, torniamo sui nostri passi. Lì abbiamo detto che non si può andare per ora, quindi andiamo qua. Non so se faremo in tempo a fare qualche combattimento. Spero di sì, eh. Ah. E qua vedo il passato sostanzialmente, vedete? Lei da piccola, guardate lì a sinistra, e lei da grande. Però lì vedo anche un vecchio seduto, eh? Che presumibilmente possa essere suo padre. La butto lì. E qui quando sarà vecchia. Che figa sta cosa. Sì, poi dovrò bene capire come minchia funziona, eh. Yeah, yeah. Cioè tipo, vedete, posso parlare con lui qui che è vecchio. Come faccio a parlarci ipoteticamente così? Non riesco. Anche loro, guardate, vedete, da ragazzi e quando passo bambini. È interessante questa cosa, devo dire, eh? Lei con la culla, lei da ragazza con la bambina o bambino, e da, diciamo, anziana col bambino cresciuto. He will inherit this one day. He should help me take care of it. Mi chiedo se poi ci sarà un modo per parlare con le varie forme delle persone. Non deve essere poi così semplice, eh? Vediamo se... Ok, non capisco se è vecchio o giovane. Sì, forse... Ok, bambina. Adulta. Sto vedendo le... E anziana, in teoria. Vediamo. Sì.
Sì, così dovrebbe essere anziana. Non si capisce bene. Ma... Crisbel, you had me. Mother Superior, you're okay. The orphanage is still here. Well, of course. What's got you so excited, child? Did something happen? No, I mean, not yet. I went to get my rose, then Matthias showed me how I could... Matthias? Yes, he... He was just here. I need to find... At least give me the rose you spent all morning looking for. Yes, Mother Superior. Now, go find your friend. And don't take all day. You still have to prune these roses. Il mio amico qui, Mattia, si intende, non ho capito. Go on now. Ma posso interagire con qualcosa, no? Mattias? Ok. Bello che cambia tutto, guardate anche il pavimento, per dire. Il pavimento, le location, sta cosa la trovo fighissima. It best not to upset your mother superior with the appearance of a talking frog. Oh. Crisbel, I am sorry if I upset you by leaving. No, I mean, yes, but it's the orphanage. I saw its future. Abandoned. Empty. How could that happen? I do not know, but let us look around town. Perhaps your new powers can shed light on this. Da giovane. What a lovely day for a walk in the... Poi avanti sicuramente ci saranno anche delle missioni secondarie, sicurissimo. Hey Chris, if you see my mom, don't tell her where I am, okay? No, non volevo andare di qua, cazzo. Oltretutto, dove devo andare? Ok, in città. E vabbè, qua. Quite unfortunate. Unfortunate? The Millers are homeless. Without the apothecary, the town has no medicine. Only in the future, and only if you let it happen. If I let it happen? But... No, you're right. Sta roba mi ispira tantissimo, sta meccanica passato, presente, futuro. Così sarebbe distrutto in teoria. Why would someone... excuse me. I think your shop has rot problems. I don't have time to worry about that right now. If you want to talk rot, talk to the carpenter over to the west. Ok. Yeah, yeah. Good morning, I guess. Can you help me? There's a problem with the houses. A problem? Great. What did you see, girl? They're rotting away from the inside. In a few years, there won't be anything left. You saw rot on the inside. From the outside? Neat trick. Sounds like someone's been telling you stories about ash blight. Happened back when I was a kid. Piaga cinerea. Would have lost most of the town if the old apothecary hadn't brewed up a batch of green leaf tonic. Can you make some? Do I look like an apothecary?
Go ask June. She's the one who knows about this stuff. Charming fellow. E June chi è la ragazza con cui abbiamo parlato prima? Donna, vabbè. Why would someone do this? This one... Excuse me, I was wondering... You and half the town? No, no, I can't. Someone tore the label off of my mushrooms. That sounds... bad. Bad? It's terrible. One of these is red button. Good for digestion. Great on a salad. One of them is ground death cap. Even the tiniest bit could be deadly. An important distinction, wouldn't you agree? Of course, with no labels, it's impossible to tell them apart. Can't you just throw them out and make some more? Sure, of course. It would take weeks to find the mushrooms, days to prepare them. I don't have time to redo it all. My father used to do all of that. He bottled and labeled them years ago. E qua entrerà, penso, in gioco la meccanica qua del tempo. Vediamo un attimo. I'm sorry. I wish I could help. Me too. It'd be nice to have help around here. Since Dad died, though. I try to keep everything the way he left it, but there are only so many hours in the day. Sorry, I've got to... No wonder she's upset. They all look alike. I suppose they do. Let me try something. Ugh, I can't see them in the past at all. Allow me. Ah, premi quadrato è questo per prepararti al salto temporale, quindi usa in direzione alla sinistra per far saltare Mattias nel passato. Ok. Quello è suo padre, penso. Vedete lì a sinistra? Che si dondola. Ma posso farlo anche da qua? Aspetta un attimo, come mai brilla sto coso? Avete visto che brillava? Vedete che brilla? Ah, ok, devo... Just a... Ok. Ah, there. Well, this one has a skull on it. I imagine this... Ah... I saw it today. Some kid. Cioè qua non posso scegliere, me l'ha già fatto in automatico, non ho capito perché c'era il punto esclamativo sia qua che qua. Se vado avanti? No, è troppo lento. Lentissimo. E quindi? I should tell June which one the death cap is. Would she have any reason to believe you? No, you're right. We need... Quindi? Cioè, cos'è che ho sbagliato, scusate? Non ho capito cosa ho sbagliato. Cioè, questi devono andare a sti due, Check out the cool sticker we found. Ah, ok. You took that from June's. Do you know what you've done? It's only a sticker. Mi ero distratto un attimo. Comunque figa sta meccanica di gioco, è intrigante, eh? You can't just take things from stores. Especially not the apothecary. Some of her ingredients could be dangerous. Sorry, Chris. Bene, teschio adesivo. This is as much proof as we are like. Torniamo indietro. E qua posso anche saltare. Ah, vedete?
quando sono grandi, però con lui non sembra che almeno per il momento possa interagire parlando, ovviamente. Miss June, we found your label. It goes on the bottle with the red lid. Where did you find it? Some kids took it. They just thought it was a cool skull sticker. I don't think they meant any harm. Of course they didn't. What's done is done. I'll talk to their parents about this later. Thank you, Crispell. I really appreciate all you've done. This might be a good time to ask her about the tonic. L'avevo visto giusto, mi sa che combattimenti, ragazzi, non ne facciamo, eh. Crispell, was there something you needed? Yes. Do you know how to make green leaf tonic? Of course. Unfortunately, I don't have any glow fruit in stock. It's very okay. Rare. Doesn't keep. Qui probabilmente con la, non mi ricordo il nome, con la rana andremo a prendere il frutto che abbiamo visto prima, no? E poi lo portiamo qua. Not many uses for it, but it's essential for green leaf tonic. Is there any glow fruit near Nareem? I wouldn't get your hopes up. But ask Magda by the cathedral. She knows the plants in the area. You might get lucky. Magda vicino alla cattedrale, però l'omino frutto era là indietro, vi ricordate? Vabbè, vado comunque lì. Vediamo poi se avevo ragione. Magda dovrebbe essere lei. Good morning, Mrs. Magda. Do you know if there's any glow fruit growing nearby? Miss June thought you might. They used to grow by the lake. But I haven't seen one in ages. The seed you planted for Wilhelm. It was glowing. Vedete, è infatti. I'm sorry, dear. If you find one, let me know. They're beautiful, glowing purple and orange. And they only bloom every 10 years or so. Really lovely. Thank you, Mrs. Magda. That's just what I. Ok, quindi usciamo. Mi spiace, spero che avanti ci siano anche delle belle parti corpose a livello di gameplay, perché nei JRPG io non amo, molti sono convinti che il JRPG deve essere solo bello a livello di trama e caratterizzazione dei personaggi, e no, è il gameplay anche che mi fa andare avanti, se il gameplay mi annoia non vado avanti in un gioco. Cioè, prendiamo Horizon Forbidden West, il 2, che non c'entra un cazzo, vabbè, un altro genere, mi ha fracassato le palle da quanto era noioso. E seppur avesse un gameplay carino, perché sinceramente non lo trovo eccezionale, finì il primo Horizon. Il 2 poi hanno messo troppa roba, troppe armi, troppe abilità, e il troppo a volte, come dico sempre, stroppia nei videogiochi. E infatti l'ho annoiato, sia a livello di gameplay, sia anche a livello narrativo non l'ho trovato per nulla coinvolgente. Ci deve essere un bel mix, no? Che poi vi fa scegliere appunto se andare avanti o meno in un gioco. Ed esempio in un JRPG il fatto di dover combattere tanto a me piace molto, perché adoro i turni. There's the tree I planted, but the fruit is going to take forever to grow. Then perhaps we should skip ahead. Infatti avevo immaginato, quindi ok. Ma scusate. E qua lo prende lui. Here it is. Ok, quindi prenderà gli oggetti e poi da dare a Chris. You did it. It's not much, though. It will have to do. Let us go see the apothecary. Questo palesemente ovviamente è ancora il tutorial. Poi this is where I planted the avanti sarà molto meno guidato. Secondo me non sarà neanche così facile, ragazzi, eh. Lo strano frutto dal gusto leggermente luminoso, sembra magico. Eventualmente, se l'avete giocato, fatemi sapere nei commenti, sono curioso più che altro, senza contare le missioni secondarie, perché sicuramente ci saranno, quanto è più o meno la durata effettiva del gioco. Will one be enough?
That will do. Give me just a minute. Here you go. There's enough only for one dose, but it's free of charge. Thank you. Tonica foglia verde. Well, I thought you would be happier. What is it, Crisbell? There's only enough to fix one house. What can I do? Ah, yes. Even with the crystals, there's only so much you can do to help. It appears you must make a decision. How, Matthias? No matter what I choose, one of the houses will be ruined. You are a time mage, Crisbell. Decisions such as this, they will not be uncommon. Ah, ok, qua praticamente devo prendere una decisione. Crisbell, what can I do for you, dear? Sorry. If you think of anything. Vediamo un attimo. Vabbè, ma qua non è che c'è una... Sto provando un attimo due cose. Non è che c'è una scelta qui, eh. Crisbell, what can I do for you, dear? It's your shop. It has an ash blight infection. Probabilmente poi cambieranno le cose, avanti invece ci saranno proprio delle scelte. E in base alla scelta che faremo cambieranno le cose, ci saranno ripercussioni diverse. Ashblight? Why would you think that? I overheard the carpenter talking. He thinks a number of buildings could be affected. How awful. I remember my father telling me stories about Ashblight. He said it came from a spore that grew near the farms, that it spread on the wind after the big fires. Well, no time to waste. We don't have much greenleaf tonic, but perhaps I can find another solution. Thank you again, Crisbell. You're welcome, June. I'm glad I was able to help someone. Crisbell, look! Do you see how your actions have affected the future? I suppose. But what about the Millers? Where will they live? One problem at a time, little one. Remember, most of the town remains unchanged. And we're no closer to finding out what happens to the orphanage. We have more immediate issues to deal with. Look! Smoke! The farms are on fire! That's what brought Ashblight to Nareem the last time! We've got to go! Crisbell, wait! Oh, forse un combattimento prima... Crisbell, are you okay? Un combattimento... riusciamo a farcelo prima della fine del video? Ho seri dubbi, quanto manca? Cazzo, mancano 5 minuti, raga. Mi devo fermare. Mi spiace, d'altronde ci sono stati tanti dialoghi. Mi devo fermare qua. It can't be too... Crisbell, get out of here! It's goblins, they've... Run, girl. There's nothing you can do here. I can help! Just let... Don't be foolish. Let the soldiers do their work. And pray they're up to the task. He is right, Crisbell. The crystals won't be enough. Quickly, we must see Wilhelm again. Ah, ok, qua mi fa andare. Presumibilmente dopo quel pezzo lì sarà quello dove poi abbiamo affrontato quel boss là che non potevamo battere, almeno credo. Presto ti troverai ad affrontare un potente nemico. Vuoi salvare la tua partita? Ovviamente sì. Bella sta cosa. Ha salvato? Mi sembra di sì. Ok ragazzi, mi devo fermare purtroppo. Mi spiace perché
Sarei andato avanti molto più che volentieri, vi dico la verità. Ovviamente non ci sarà la serie, ve lo dico già, era solo un proviamolo, poi me lo gioco in solo. Ed eventualmente porto le boss fight le posso anche registrare, ragazzi, le boss fight del titolo. Ma ha fatto delle buonissime impressioni, poi vorrò capire meglio sta meccanica qua del passato, presente e futuro. Fatemi sapere se l'avete giocato e noi ci vediamo alla prossima sul mio canale. Bella lì.